Amici di Real Rieti Channel, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il personaggio, la top 5 dei gol più belli della settimana per incoronare il giocatore che si è manifestato con la rete più bella di questo ultimo weekend di futsal. Allora andiamo velocemente con la musica e il montaggio di Zach per andare a rivivere tutto quello che è accaduto nei primi 5 posti di questa nostra personalissima classifica. Quinto posto per Maluco del Real Rieti, avvia l'azione, serve il pallone a Corsini che poi di destro tira il pallone in porta, decisiva il tocco dello stesso Maluco che chiude l'azione e si porta a casa il 13° gol stagionale. Minuti 56 secondi, 0-0, Maluco si gira, serve il rimorchio di Corsini! Douglas Corsini e cade l'1-0 con Real Rieti. Non siamo riusciti a capire se ci sia stato o meno il tocco di Maluco, ma tutto è nato da una grande giocata del numero 19 del Real Rieti. Quarto posto per De Oliveira dell'Asti, il gol che apre le danze nella gara vinta per 2-1 contro il Montesilvano, una vera e propria staffilata sul quale il portiere del Montesilvano davvero non può nulla. Entriamo allora in zona podio, terzo posto per Mauro Canal del Pescara. Una conclusione davvero defilata, praticamente dalla linea del fallo laterale, un sinistro sul quale Morassi della Luparense nulla può. Un gol importante, purtroppo non basta, non fino in fondo per evitare la sconfitta, ma il gol merita sicuramente di essere visto e rivisto. Secondo posto per Kaká del Caos Futsal, sempre più decisivo il giocatore brasiliano, incrocia praticamente una conclusione di potenza che non dà scampo al portiere avversario, un gol che poi aprirà la strada per il 4-2 finale contro il Lollo Caffè Napoli. Da fine gennaio, perché tra campionato e Coppa Italia, tanto la rete di Kaká, un grandissimo... gol di Kaká che colpisce la traversa interna, batte a rotelle, dunque porta in vantaggio il Caos 1-0. E primo posto questa settimana troviamo ancora un giocatore del Montesilvano. Questa volta il primo posto tocca a Mattias Rosa, emergente, un giocatore che sta esplodendo davvero quest'anno dopo l'ottimo campionato dello scorso anno in A2. Rosa spalla alla porta, prende il pallone, si infila in mezzo a due giocatori, poi di destro, senza guardare in porta, piazza il pallone sul secondo palo. Il gol dell'illusorio 1-2 che non basta anche qui per evitare la sconfitta, ma Mattias Rosa merita di essere tenuto in seria considerazione. E quindi detto del gol di Rosa, che questa settimana merita il primo posto, non potevamo che portarlo ai nostri microfoni in collegamento diretto da Montesilvano, direttamente dal Pala Roma, dove appena ultimato l'allenamento, direttamente lui, Mattias Rosa. Buonasera Mattias. Ciao, buonasera. E insomma, un gol importante, ormai ci hai preso gusto per l'ennesima volta, un gol che questa volta purtroppo non basta e non serve ad evitare un KO, però insomma, sempre gol di primo livello per te. Sì, penso che è stato un gol bellissimo, ma triste per non avere potuto pareggiare o vincere la partita, no? Dopo la stagione
così della consacrazione lo scorso anno, quest'anno la Serie A. Un campionato ad altissimo livello, un altro gol, insomma, dove vuoi arrivare questo Matias Rosa? Sì, è un po' l'esforzo del mio allenamento in una settimana, l'aiuto del mister, dei miei compagni. Penso che io da solo non posso fare quello che sto facendo, penso che l'aiuto di tutti. Ecco Matias, in conclusione, si fa tanto ben parlare del tuo conto, ci sono tante sirene che ti ronzano intorno. Che cosa ci puoi dire del tuo futuro? Montesilvano oppure stai prendendo in considerazione altre strade? Oggi per oggi sto a Montesilvano, quindi penso a continuare a giocare così, a aiutare la mia squadra, e quindi voglio vincere con Montesilvano oggi. Perfetto, chiarissimo il concetto, un ringraziamento particolare a Matias Rosa che, come abbiamo detto, vince questa settimana il nostro premio virtuale per la top 5, il miglior gol della settimana. Un ringraziamento ancora a Matias, grazie. Dai, grazie a voi, buonasera. E allora, sulle parole di Matias Rosa, davvero che non, ormai non scopriamo davvero più noi, non fa più notizia quasi il giocatore classe 95 del Montesilvano, argentino puro, che insomma sta facendo parlare molto di sé, sicuramente sarà un giovane emergente che troveremo ancora e farà in piazze importanti. Noi la concludiamo qui, non prima di avervi ricordato i nostri approfondimenti settimanali e soprattutto i nostri riferimenti social, la pagina di Facebook Real Rieti, i nostri siti di riferimento www.realrieti.com e il nostro portale web www.realrietichannel.tv per rivedere questa trasmissione e tutte quelle che vi manteniamo on demand. Un ringraziamento particolare a Zac che ha curato ancora una volta la parte tecnica, da Marco Ferroni. È davvero tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Real Rieti Channel.